E adesso sentiamo il professor Gatti. Io voglio ringraziare veramente amici e colleghi Nello Preterossi, Paolo Portinaro, per la lettura così attenta di un libro che mi è costata anche un po' di fatica, proprio perché bisogna adoperare grandi strumenti per piccole cose e si fa fatica a concettualizzare quello che non offre molta resistenza, non si lascia prendere, sfugge come mercurio. Poi chi come me, ma anche come colleghi, amici, è abituato a trattare la cultura di destra, quella vera, oltretutto è anche desolato davanti a queste cose qui, perché proprio non ci trova niente. Cioè, tutta la storia dovrebbe reggersi sulle spalle di Prezzolini. Ecco, le spalle di Prezzolini non sono così robuste da sostenere, benché fosse stato un uomo acuto, intelligente, grande organizzatore intellettuale, per carità, tutto quel che vogliamo, però non reggono una riscrittura della storia d'Italia che di fatto non riescono a fare perché sono costretti dalla loro costituzione storica a non parlare di fascismo, perché su quello si litiga, a non parlare della Prima Repubblica perché lì erano esuli in patria, a non parlare della stagione dell'eversione perché non loro, ma insomma, neanche i loro fratelli, ma i loro cugini, qualche cosa a che fare ci avevano, ecco, e qui si sbagliano perché dovrebbero rompere con questa storia, proprio dovrebbero, non dico proclamarsi antifascisti, ma proclamarsi completamente estranei all'eversione nera, non avere niente a che vedere. E se vuoi fare il conservatore mica va a mettere le bombe. E poi hanno, sono fuori da tutte le coordinate della destra sotto il profilo materiale. Ecco, basta pensare che il concetto non si devono disturbare quelli che producono ricchezza, lo Stato non produce alcun posto di lavoro, è una cosa che nessun fascista avrebbe mai detto, ma mai, cioè proprio a Benedù ci hanno fatto lì, mi ha riconosciuto, insomma. Lo Stato non genera posti di lavoro, ma scherziamo, ma cos'è questo discorso? E non bisogna disturbare, ma come disturbare? Ma li disturbiamo? Sì, mica no, li facciamo pagare le tasse. Vabbè, insomma, niente, non ce la fanno, sono debolissimi. Il fatto che siano debolissimi e siano al governo ci dice qualcosa su quanto sono deboli quegli altri, i quali hanno fatto politica sul fatto che bisogna dire presidenta e non presidente. Ecco, voi capite che una roba così non è nemmeno fare politica, è ridursi al ruolo di una macchietta. Ecco, allora, la cosa più importante che... Perché poi c'è una duplicità, cioè c'è un comportamento pratico desolante, cioè di pura continuità rispetto al passato, e un comportamento invece propagandistico dove si sforzano un po' penosamente di dire no, noi siamo diversi, noi siamo alternativi, noi siamo qui, noi siamo là, con risultati a volte anche un po' raccapriccianti, cioè con la presidentessa che va a parlare a convegni sgraditi, sgradevoli, che però evidentemente non riesce a non frequentare, ecco. Non riesce. La cosa sotto il profilo storico, dal punto di vista proprio del giudizio, io direi questo: questa destra non fa altro che proseguire con altri mezzi quello che hanno fatto gli altri. Proseguire con altri mezzi e con altre, con giustificazioni parzialmente diverse, quello che hanno fatto gli altri. L'esempio più
proprio clamoroso, ma cioè ovunque fa così. Allora, gli altri, mica questi qui, hanno ridotto la scuola a quel disastro che è, hanno ridotto l'università a una cosa orrenda, cioè neanche un'azienda, perché ha un'azienda iperburocratizzata, per cui non si capisce che roba sia. Ecco, cioè, pensate forse che arriva la destra, io tutto contento dico che bello, gli tornano a insegnare gli auristi con gli elettrodi come hanno fatto a me. Cioè, si torna a fare le cose serie, ma nemmeno per sogno. Adesso è in corso la ristrutturazione dei programmi delle scuole superiori, è un comitato di 9 pedagogisti. Ecco, silenzio, non si dice più niente, scusate la parola. Ecco, 9, che, e, il concetto è e basta con questa storia dei contenuti. Sarà. Cioè, vogliamo una società fatta di gente che non sa nulla. Questo è il punto. E questi vanno avanti serenamente su questa strada, proprio che, gente che non sa nulla. Questi si riconoscono nella tassonomia dell'Unione Europea quando ci vende le sue griglie dentro le quali far stare i nostri progetti, ed è una tassonomia assurda in cui nulla di quello che noi facciamo c'è se non attraverso dei camuffamenti e delle contorsioni vergognose, perché in Europa il concetto di storia del pensiero politico non ce l'hanno. E perché mai ci deve essere pensiero politico e perché deve avere una storia? Non sono mica affari nostri. Ecco. E poi queste cose non le cambiano, ma poi a livello macro, cioè, la privatizzazione della sanità l'ha inventata Meloni? Ecco. Ma a livello macro, non dico che bisognasse cambiare le alleanze internazionali dell'Italia, non lo voleva nemmeno Berlinguer, figuriamoci, però insomma non l'ha inventato la Meloni la fedeltà atlantica, diciamo che l'ha un pochino rafforzata, ecco. Ma poi ancora, la trasformazione della politica da politica della mediazione, cioè politica che passa attraverso le istituzioni, e la istituzione fondamentale, il Parlamento, dove avviene la mediazione dei problemi della società che vengono trasformati in decisioni politiche attraverso la parola, comunque il confronto fra partiti, che tutto ciò sia morto. L'ha ammazzato la Meloni? No, è un bel po' che c'è la crisi del parlamentarismo, è un bel po' che, a parte tutto, c'è la crisi dei partiti, è un bel po' che la politica si è verticalizzata e personalizzata e c'è la disintermediazione e c'è il leader più o meno carismatico. In realtà dei carismatici ne ho visti pochi in vita mia, ma insomma, un qualche leader che parla ai cittadini trattandoli come dei deficienti con 4 slogan che gli hanno preparato i suoi comunicatori, no, ecco, è un bel po' che c'è questo. Ecco, semplicemente la destra non fa un passo indietro su questo, ma mai, non è catechon, non trattiene, non frena, non importa niente, anzi vuole formalizzarlo, no, cioè, si è inventata il premierato elettivo, che semplicemente dice, vabbè, il parlamentarismo è morto, adesso ne facciamo un'altra cosa, senza pensare che quell'altra cosa che fa è come una ruota quadrata, non funzionerà mai, senza pensare che se anche funzionasse, anzi, forse sperando che anche che se funzionasse trasformerebbe il paese in una morta gora in cui per 5 anni non si fa politica, perché la politica la fa tutta il capo, e poi per 6 mesi di campagna elettorale si fa una furibonda guerra civile verbale che determina il vincitore delle elezioni. Per cui un'alternanza di iperpoliticizzazione tutta simbolica, tutta giocata probabilmente sulle persone, sullo screditamento dei concorrenti a questo gioco. No. E poi per 5 anni, beh, basta,
il Parlamento conta come un consiglio comunale, cioè niente, perché non può mettere in atto alcun gesto di sfiducia verso il governo, se no, tranne che non si voglia suicidare, e vi garantisco che i parlamentari non vogliono mai suicidarsi. Tutto il potere in questo modo, tutto il potere della Repubblica passa nelle mani del Presidente del Consiglio, del Premier eletto. Un po'. Sì, va bene, grazie, ciao, scusate, questa dovevo proprio prendere. Allora, tutto il potere va a questo qui, perché si prende il potere esecutivo e vabbè, ma insomma se lo prende tutto, cioè non è più un primus inter pares, perché lui è eletto dal popolo e gli altri ministri no, gli altri ministri sono di proposta sua, di vaga nomina del capo dello Stato. Si prende il potere legislativo che non esiste più, ma da tempo non esiste più il potere legislativo. Poi si prende praticamente il potere di eleggere il Presidente della Repubblica, perché funzioni il premierato ci vuole una legge elettorale che dia la maggioranza con un premio di maggioranza, che dia la maggioranza al partito che esprime questo premier, perché altrimenti non ha senso, ecco. Per cui se non vai proprio a eleggere il capo dello Stato ci vai vicinissimo e probabilmente dopo le prime tre tornate in cui ci va una maggioranza qualificata così hai il potere di fare il capo dello Stato. Poi ti dà il potere col voto parlamentare di eleggere di nominare una parte dei giudici costituzionali. Poi ti dà il potere di nominare una parte dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Poi ti dà il controllo dei servizi segreti. Cioè, diamo tutto il potere politico a una persona. Il punto è che agli italiani piace, perché tanto è un bel po' di tempo che di riffo di raffa la cosa. Cioè, la destra si limita a razionalizzare e a formalizzare un trend. Non è che lo corregge, come si potrebbe tentare, no? Cioè, c'è un cristiano ferito che rantola per terra, questa idea è colpo di grazia. Non lo tira su e lo ravviva, lo cura. No, ma no. C'è un punto, se posso... Loro sono sempre stati presidenzialisti e il loro progetto era quello. E siccome noi siamo già in un semipresidenzialismo di fatto strisciante, assenza elezione diretta del Presidente della Repubblica, che è un vero nodo, una grande questione istituzionale con cui si preferisce non fare i conti, però cosa che ho avuto il coraggio di scrivere sul fatto, e dopo questo mi sono arrivate lettere anche da studiosi, studiosi del Max Planck, che dicono complimenti per il coraggio, per aver posto la questione. Loro abbandonano questo tema, io non dico che sarei stato d'accordo, ma lo rimuovono totalmente e si inventano che cosa? Una manovra surrettizia per liberarsi del presidente. Certo, si liberano del capo dello Stato, certo, ma il punto vero, secondo me, è che l'iperesposizione del capo dello Stato degli ultimi 15 anni è comunque sia un elemento eccezionale, emergenziale, mentre invece l'elemento strutturale avrebbe dovuto essere la centralità del Parlamento. In questo modo, col premierato elettivo, fanno fuori una questione oggi importante, ma marginale a livello costituzionale, perché quando la maggior parte degli anni della mia vita l'ho passata con quei presidenti della Repubblica che non faceva niente, perché la macchina funzionava, no? Ecco, invece quando la macchina non funziona più, questi arrivano, bene, ma il concetto è adesso la macchina funzionerà, per cui il Presidente della Repubblica deve perdere i poteri, certo perde anche il potere di nominare il capo del governo, sì certo, perde il potere di sciogliere il Parlamento, ma queste sono cose che anche in Inghilterra il capo del governo ha lui il potere di fatto di sciogliere il Parlamento, sì va dal re però insomma, il punto è che qui si dà tutto il potere, tutti i poteri a uno, compreso il potere legislativo, che invece dovrebbe essere il potere centrale della Repubblica, quale non è più da un mucchio di anni,
Però quando c'erano i partiti, vabbè, non c'era stato proprio un potere legislativo nella sua forma teorica pura, cioè dove i deputati si convincono l'un l'altro attraverso la parola, che non c'è mai stata nella storia, insomma, però il potere del Parlamento, nel quale entrava il potere dei partiti, era un potere che teneva un po' a freno il governo. Adesso sarà tutto il potere, tutti i poteri a un tizio eletto, oltretutto mai a doppio turno, come qualche sprovveduto chiede, dice almeno dacci il doppio turno, ma è quello che non ti darà mai la Meloni il doppio turno, perché il doppio turno la destra perde. È così banale, la destra quando va bene arriva al 45% in Italia. Al doppio turno era una vecchia richiesta della sinistra, che voleva il semipresidenzialismo alla francese con il doppio turno, tanto nei collegi quanto nell'elezione del presidente. Ma figurati se gliela danno, è assurdo. No, si poteva pensare a un cancellierato con la sfiducia costruttiva, per cui davi una bella garanzia di stabilità ai governi, perché con la sfiducia costruttiva, insomma. E poi però dai ancora uno spazio al Parlamento. Il punto è che non gliene importa niente del Parlamento, questi non vengono da una cultura parlamentare, odiano il Parlamento. Lo odiava Carl Schmitt, lo odiava Mussolini, lo odiava Maranini, cioè lo odiavano tutti coloro a cui forse Carl Schmitt non sa neanche chi è, ma insomma la partitocrazia, non a caso lo slogan è, ma centratissimo, cioè, lo volete lasciar fare ai partiti o lo volete fare voi, il capo del governo? Che è proprio uno slogan plebiscitario, no? Cioè, posto che ci deve essere un capo, lo volete scegliere voi o lo devono scegliere i partiti? Il punto è, ma perché ci deve essere un capo così, come dire, ingombrante? E poi, chi ha detto, la grande narrazione, che il vero problema dell'Italia è la instabilità dei governi, che fa ridere? Che non è vero. Dice, ma i governi della Prima Repubblica duravano pochissimo. Allora, la Prima Repubblica ci hanno fatto uscire dall'età della pietra, nella quale eravamo precipitati grazie alle trovate meravigliose del Duce, e arrivare a essere la sesta potenza industriale del mondo. Eravamo un paese incivile, dove i poveri andavano davanti al padrone col cappello in mano, e siamo diventati un paese, niente di speciale, ma insomma mediamente civile, grazie a governi che duravano mediamente 10 mesi. Sai te che cadeva il segni quarto e nasceva il rumor secondo, sai che tragedia, che tragedia, e non si dormiva la notte per queste robe qui, no? Cioè c'era una continuità di establishment che faceva sì che durante questa tremenda instabilità ci siamo fatti le autostrade, ci siamo fatti tutto quel che bisognava fare. Figurati te, dai. Queste sono le cose su cui dovrebbe ragionare una sinistra, cioè mettere alla berlina questa ridicola narrazione per cui la stabilità la devi ottenere a tutti i costi, ingessando la politica, ingessando il premierato. Ci sarà un motivo per cui non c'è nell'intero globo terracqueo, C'è stato in Israele per un po'. no? Per un po', poi perfino loro Persino loro l'hanno non so. tolto, per loro che hanno un'instabilità vertiginosa, perfino loro l'hanno tolto. Non ci sarà motivo, non si può ingessare così la politica, lo puoi fare a livello di un comune, ma a livello di un paese di 60 milioni di abitanti, no. Questo fa la destra, prosegue con altri mezzi il lavoro della sinistra, che insomma non è questo successo clamoroso per chi è di destra ed è la vergogna per chi è di sinistra, perché vuol dire che nemmeno quello sai fare. Ecco. E in parallelo, proprio a livello di schizofrenia totale, disfa l'Italia, perché badate, delle due la più brutta è quella dell'autonomia differenziata, perché quella del premierato o non si fa o si disfa dopo un anno. Ma quella dell'autonomia differenziata, una volta fatta,
portare via alle regioni le 23 materie concorrenti di cui si saranno impadronite tutte, almeno quelle ricche, le regioni che quelle non gliele porti più via. Perché adesso ci arriverà anche il Piemonte, ma insomma la Lombardia, il Veneto e l'Emilia si prendono 23 materie concorrenti, l'Emilia che è virtuosa democratica se ne prende 22. Qual è la 23? Non lo so quale che non prende, ma insomma, dopodiché avremo, ma il diritto del lavoro tanto non c'è più, forse i codici penali li abbiamo tutti uguali, ma abbiamo diversa la scuola, la sanità, cioè tutto. Tutte le cose della vita le abbiamo diverse. In Germania è diversa la scuola, è stato un successone, ci hanno fatto un dibattito enorme perché erano precipitati in un abisso, c'è una discussione da sì, ma non solo, ma adesso hanno paura che in Turingia, dove comanda la AfD, facciano dei programmi scolastici fondati su, non so, Heil Hitler e robe del genere, ecco. Per cui io la voglio vedere la storia d'Italia vista dal Veneto o magari vista dalla Sicilia. La voglio vedere, non dico l'equazione differenziale in Liguria diversa da quella del Molise, ma insomma la storia della filosofia dell'Emilia e quella della Campania. Cioè, guardate, è grottesco, ma può capitare che la destra di oggi disfi ciò che ha fatto la destra storica, cioè l'Unità d'Italia, che era, l'aveva fatta male, però l'aveva fatta. Ecco, questi qua. E anche qui, drammaticamente, la possibilità di fare ciò a chi gliela ha data? La riforma del titolo quinto della Costituzione. Chi l'ha fatta? D'Alema e Amato. Perché? Perché bisognava frenare Bossi. Allora, io capisco che la logica allora fosse facciamo un regionalismo collaborativo e solidale. Ho capito, però è stato facilissimo trasformare il regionalismo collaborativo e solidale in pseudo federalismo concorrenziale, e vi garantisco che una volta che sono partite la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, poi partirà il Piemonte e i Friuli, non tornano più indietro, non gli riprendete più i poteri, che in teoria dopo 10 anni si rivede tutto, ma questi qui ti vengono addosso coi forconi dopo, ecco. E così l'Italia, insomma, va a pezzi. E guardate, in questo processo il Parlamento non conta nulla, perché viene fatto il processo attraverso una trattativa riservata fra lo Stato e la Regione. Poi questa trattativa viene resa pubblica nella conferenza Stato-Regioni e lì viene perfezionata e portata, fatta, cotta e mangiata in Parlamento, che può soltanto dire di no. Ma siccome il Parlamento, e dico eventualmente dire di no, se no dice di sì, ma siccome il Parlamento è collegato in modo inflessibile al governo, quel governo che ha fatto quella trattativa ha anche la maggioranza in Parlamento, per cui avremo in Parlamento l'effetto per cui entra questa roba e viene accolta con gli applausi. Ma perché? Ma perché è un trattato internazionale, è come quando abbiamo aderito all'ONU, scusate, anche all'ONU, alla NATO. Anzi, sulla NATO ci fu una bella discussione. Sì, però non potevamo introdurre degli emendamenti. No, ci fu la discussione, sì, politica, Gronchi era contrario. Sì, no. Ci fu la discussione, però era su qualche cosa di inemendabile. Per forza, è un trattato internazionale. Con l'accetto e lo rifiuto. Cosa emendi? E qui è uguale. Arriva il trattato Regione Emilia-Romagna, Stato italiano, te lo prendi così com'è o lo rifiuti così com'è? Secondo me lo prendi. Per cui il Parlamento è ridotto a nulla. Diciamolo questo. Che si può anche dire, bene, se lo meritava. No, ma io ci sono stato dentro, non ho nessuna, come dire, nessun rimpianto, perché era davvero un posto dove regnava sovrana l'assoluta incompetenza e anche l'assoluta irresponsabilità, no? Però invece, cioè, non so, se fossero patrioti davvero, avrebbero detto, beh, adesso rifacciamo dalle fondamenta questo paese, ma non ingessandolo nella sua miseria.
Ecco, perché questo stanno facendo, stanno formalizzando, ingessandolo in tutti i problemi che ha, no? C'è il divario tra nord e sud e noi lo sanciamo. Per cui non sono patrioti. E ricordatevi che durare, che è palesemente l'obiettivo di questi, fu proclamato come proprio obiettivo da Mussolini nel 22. Qual è l'obiettivo del fascismo? Durare. Insomma, uno che dice questo sta dicendo: voglio le mani libere per governare senza che qualcuno mi rompa l'anima. Cioè, non ti dico neanche che cosa voglio fare, voglio rimanere qui. Qui ci sto bene. E il fatto che non abbia... Cioè, riesce a giocare su due livelli, quello materiale in cui porta avanti i trend reali del presente e quello invece, diciamo, ideologico, per esagerare, in cui finge di essere tutta altra cosa. E il fatto che questo accontenti gli italiani non mi fa pensare che siamo il popolo più intelligente del mondo, o comunque mi fa pensare che davvero ne abbiamo avuto fin sopra i capelli della cosiddetta sinistra. Siamo sfiancati. Ci siamo proprio sfiancati, ci ha ammazzato, ci ha reso infelici in un modo veramente radicale. Ecco, del che la ringrazieremo sempre. Come ringrazio davvero, al di fuori dell'ironia, i miei amici e colleghi e voi che ci siete stati ad ascoltare. Signori, è tardi, come cantava Violetta, Norma, però diciamo che se ci sono, se qualcuno di voi ha due domande velocissime, credo che ce la facciamo ancora. Se ci sono delle pulsioni che io sento, perché per esempio sento una pulsione là, due. Allora, Gisondi e Cosenza, è secca la cosa, siamo in tempi di premierato, d'arbitrio del potere. Innanzitutto grazie. E due curiosità, domande e una breve considerazione. Le due curiosità. Complexio oppositorum cui faceva riferimento il professor Portinaro nel cercare di descrivere questo aggregato che destra, ma è Fratelli d'Italia, se capisco bene, non diciamo esclusivamente quel partito. Il libro è dedicato a quello, ecco. Ma destra sociale, destra liberista, destra statalista, diciamo questa molteplicità, noi la possiamo leggere come un correntismo? Così no. Com'era. Così com'era. È un'altra forma o è una dialettica, è una contraddizione? Diciamo, questo mi piacerebbe capire innanzitutto. La seconda questione, la seconda curiosità. Che cos'è sinistra oggi? All'opposto. Cioè, nel senso, il partito della deflazione salariale, lo diceva Predeo, si è destra economica. Quindi, che cos'è oggi sinistra, se noi lo volessimo in qualche modo definire, e se c'è un'area parlamentare, secondo lei, che richiama qualcosa di sinistra sociale, diciamo. E poi l'ultima questione, considerazione rispetto a quello che diceva il professor Pederossi, agli sconfitti e anche alla decentralizzazione, alla perdita di presenza del Parlamento, ma aver detto no ad una sorta di trattato intergovernativo, qual è il MES, alla ratifica del nuovo trattato, e quindi non rimette in certo senso, cioè quello è un sussulto del Parlamento in qualche modo, è un tentativo di dire ci siamo ancora qui, c'è ancora una possibilità di dire no a dei poteri sovranazionali che vanno, diciamo, che vanno a togliere ancora di più, e in questo senso anche da una parte
l'autonomia differenziata va nella stessa direzione, come dire, cioè da una parte l'autonomia differenziata, dall'altra un togliere potere al Parlamento in una prospettiva sovranazionale. Sono in qualche modo due facce di una stessa medaglia. Quindi, diciamo, dei sussulti nel Parlamento ci sono ancora, nonostante le sconfitte, però a volte danno dei segni, delle manifestazioni. Certo. Andiamo anche quella di Mario Senza, poi vediamo. Vai Mario. Spento. Ok. A parte ringraziare tutti voi e il professore, perché sono due giorni di grande generosità intellettuale. Vorrei fare una domanda molto puntuale, come dire, quasi di cronaca, proprio per sentire l'opinione, al di là della pura teoria filosofico-politica, sull'attualità della politica italiana. Secondo lei, qual è in questo momento il ruolo possibile del Movimento 5 Stelle? Come valutare nell'ambito di una riorganizzazione o comunque di una congiuntura come quella che stiamo vivendo, una mutazione dal primo, come dire, momento di propulsione populistica alla stabilizzazione, il governo Conte 1 e 2, adesso una situazione in cui non si riesce bene a comprendere se sia stampella di sinistra più o meno rediviva alla sinistra del PD, se sia altro, anche questo suo radicamento forte al sud e praticamente nullo al nord, cosa può significare da un punto di vista, ecco, teorico e pratico. Grazie. Prego. Allora, non ci sono le correnti in Fratelli d'Italia, c'è Rampelli che vorrebbe contare di più e basta, ma il primo che alza la mano per dire facciamo una corrente, lei gliela taglia e poi soprattutto perché, cioè non gliene è andata così bene e l'unica che sa fare politica è lei, per cui non è più quella vivacità parossistica che c'era nel movimento sociale che faceva in correnti continuamente, perché tanto non avevano ricadute pratiche, erano soltanto giochi interni al partito, ma anche il fatto che il fascismo a cui si richiamavano apertamente era un fenomeno talmente complesso e composito che dava la possibilità di essere tutto. Ecco, no, qui le correnti sono, e comunque badate, Fratelli d'Italia non nasce dalla destra sociale, la destra sociale esce, anzi no, non entra nemmeno, Storace. esce con Storace, non entra nemmeno in quella roba, come si chiama, il popolo della libertà, Che poi sì, Predellino, il partito del Predellino, non entra, se ne va e muore. Loro invece, cioè AN entra per forza, questi sono gli eredi di AN che non amava per niente Fini. Ecco, questi sono tutti degli antifiniani, sono stati aennini. Controvoglia, controvoglia, e sono usciti quando è crollato tutto, cioè nel 12, sono usciti prima di tutto dicendo che loro erano di centrodestra, in prima battuta di qualche mese, poi dopo hanno capito che lì non c'era spazio e hanno detto no, noi siamo di destra, usciamo anche dal PPE e facciamo una cosa di destra, ma non hanno mai detto destra sociale, loro era populismo nazionale, contrapposto al populismo giustizialista dei 5 Stelle, e populismo patriottico. Certo c'è una componente sociale, ma non hanno mai detto noi siamo la destra sociale, e soprattutto non hanno correnti, hanno. C'è stato evidentemente un gioco tra le personalità, ma è emersa da subito Meloni, ecco, perché è più presentabile di La Russa e poi Crosetto, che è l'altro fondatore, veniva addirittura dalla Democrazia Cristiana e poi da Forza Italia, personaggio un Giovane, brava, abile, lei è po'. giovane, Sì, abile. lei è giovane, per cui non ha sulle spalle pesi storici, diciamo, ha fatto politica da quando aveva, non so, 16 anni, alcuni dinamismi, alcuni meccanismi della politica li conosce e li controlla,
sa benissimo che si può dire una cosa e fare il contrario, basta essere bravi a presentare le cose, insomma. No, non c'è la cosa. Poi quanto ai sussulti del Parlamento, quello vabbè, è un sussulto di lei a cui la Lega ha detto guarda, non te la concediamo, il MES non te lo concediamo, e evidentemente questo MES non è questo problema così vitale per l'esistenza dell'Unione Europea se questi si sono acconciati a far sì che noi non firmassimo. Ecco, anche lì in questo mondo di banchieri tedeschi c'è qualcuno che conosce un po' di elasticità quando non gli costa praticamente niente. Ecco. Poi lei mi ha chiesto anche la sinistra. Che cos'è sinistra? Scusi, lei provoca. Dov'è la vera sinistra? Dov'è la sinistra? Cioè, nessun partito si autodefinisce di sinistra. La parola sinistra non appartiene alla nomenclatura di nessun partito, prima di tutto. Io, quando sono uscito dal PD, perché sono uscito, c'era Renzi segretario, era intollerabile, sono uscito, sono finito in un documento che si chiamava Sinistra Italiana, che però diceva di se stesso che la propria constituency, come dicevano loro, erano i gay. Ora, con tutto il rispetto, però voglio dire, non l'avevo mai sentita questa, che la constituency di un partito di sinistra sia una minoranza di carattere comportamentale, diciamo così. Pensavo che avesse a che fare qualche cosa con dei radicamenti sociali, e poi ciascuno a certi livelli fa esattamente quell'accidente che gli pare, che non ce ne importa niente a nessuno. Io più o meno così la pensavo. No, no, c'è il nostro constituency, sono i gay. Capisco che non... Cioè, o sono tanti e non lo sapevo, o siete destinati a perdere molti deputati fra un po' voi altri, Ecco. E infatti no, così non è che tutti che votano per tra 2 anni, infatti si è inventato altre cose, sì, poi la sua constituency sono stati i casting, sì, ma fa dei casting, cioè cerca qualcuno, poi adesso ha trovato quella là, ma insomma è un gioco, quella non è sinistra. No, la sinistra sono quelli che, molti di quelli che non votano e basta. Qualcuno che vota PD credendo che sia il PC, ma questa è roba che abbiamo noi in Emilia ed è un problema nostro. il partito, ecco, il partito. Uno dice, vabbè, dai pure, poi muoiono di vecchiaia, perché insomma. E poi anche qualcuno che vota a destra. Cioè, le periferie a cui i leader della sinistra hanno spiegato che il degrado sociale, urbanistico, economico, della sicurezza non esiste, non è un problema, che devono essere felici. E questi qui non ci riescono proprio a essere felici. E allora votano la Meloni o non vanno a votare. Mentre invece l'altra domanda era 5 Stelle. Mette qui. Perché? Beh sì, ma anche questa mattina me l'hanno chiesto ad orientare. Nel nord Italia nessuno me lo chiederebbe. Però al sud però non è banale. No, ma appunto, ho capito, non è banale. Nel nord Italia nessuno me lo chiederebbe, invece evidentemente qui è ancora una forza. Il critico rappresenta qualcosa, sì. Uniche misure redistributive. Che cosa rappresenta? Rappresenta un'insoddisfazione, chiaramente, no? Un'insoddisfazione che si proclama ad alta voce, cioè che ammette, anzi sottolinea il fatto che ci sono motivi di insoddisfazione sociale profonda, radicale. Ecco. Come poi sappia giocarseli, io non lo so, quello che ho visto non mi è parso. No, però al sud Tridico rappresenta, cioè sono due problemi, l'ha fatti lui. Reddito e decreto dignità, che sono le uniche misure in 30 anni fatte che, con tutti i limiti, che danno un segnale diverso. Certo. E qui lo dico perché l'ho visto, lo dico descrittivamente, ma sorpreso, cioè ho visto all'Università di Salerno per la prima volta tantissimi giovani, non mobili, non portati a forza, ma che andavano per ascoltare Tridico un dibattito, col suo libro e anche per Giuseppi.
dico affettuosamente, io conosco poi Giuseppe Roberto. E vabbè, Giuseppe, allora, io non c'è dubbio che io... Cosa che sorpreso, diciamo, non capita mai. Non c'è dubbio che io a casa mia veda tantissimi giovani che vanno ad ascoltare uno della Lega, perché proprio non saprei nemmeno chi sono i politici della Lega, non ci sono da noi, ecco. Però, se così è, allora, certamente, col Movimento 5 Stelle, quella roba chiamata PD dovrà allearsi, senza tante storie, senza teorizzare campi larghi, campi stretti, cioè per pura aritmetica dovrà allearsi e bisogna vedere chi dei due comanderà. Ecco, bisogna vedere, perché non è per niente detto che comandi il PD, perché forse è un po' più grosso, ma non è detto che abbia un'interna coerenza e un'interna capacità politica superiore al Movimento 5 Stelle, che invece, a quel che capisco, ce l'ha, perché l'elemento di perturbazione generato da Grillo mi sembra che sia superato, almeno finché c'ha il figlio sotto processo sta buono, ecco, direi, no? E forse non è più il leader carismatico di quel partito, forse chi vota quel partito non ha più voglia di ascoltare Grillo, non so, ecco. Però, ecco, non lo vedo come la soluzione dei problemi al massimo, la vedo come un indicatore dell'esistenza di problemi che non se ne vanno. No, che non se ne vanno, perché avremmo potuto pensare che venisse travolto dalla propria pochezza ideologica, che venisse travolto dal fatto che, appunto, come diceva Peterossi, parte vittorioso in una legislatura e finisce consegnando il governo a Draghi, cioè un banchiere, per cui la gente basta, non lo voto più, invece no, continua a esistere, 15%, molto radicato nel sud fra i giovani, vuol dire che i giovani del sud non hanno un santo a cui votarsi se non quello. Ah, ho capito, va bene, è l'indicatore di un problema più che la soluzione di un problema, però così sia. Così sia. La cosa che mi stupisce davvero è che ci sia ancora nel PD qualcuno che ci pensa su e dice facciamo il campo largo, o no, non lo facciamo, ma con che cosa vuoi vincere? Cioè, tutta quella distanza che ti separa dal 51%, come la vuoi superare? Cosa pensi che chi ti dia quei voti lì? Renzi, Calenda, la Bonino? Cioè, questa gente qui, che messa insieme si arriva al 10 è molto, a parte che sono acquisti molto onerosi, molto onerosi, ma proprio a livello dei conti della serva, come ci arrivi a 51 se non ti prendi anche i 5 Stelle? E poi, stai attento perché i 5 Stelle campano benissimo anche stando all'opposizione. Bravo. Mentre invece, campano di più, prendono più voti. Campano di più, mentre invece tu, povero PD, stando all'opposizione di voti, non ce la fai a prenderne tanti. Adesso dicono che cresce, ma... Perché non vota nessuno alle europee. Ecco, se non vota nessuno alle europee, perché se va a votare un po' di gente, non c'è mai dubbio che la segretaria abbia la capacità di mobilitare qualcuno in più, al di là del nucleo, dello zoccolo duro, del 20% delle ZTL. E del popolo di sinistra dell'Emilia Romagna, che è un enclave di società più coesa, meno dilaniata di forse di altre parti d'Italia, che deve ciò al governo ormai non più nemmeno storico ma eterno della sinistra, e che non saprebbe nemmeno chi votare se non volesse votare a sinistra, perché la destra che c'è dalle nostre parti è inesistente, ecco, cioè è Galeazzo Bignani. Ma sì, quello che si fece fotografare a una festa goliardica con la, vestito da SA con la svastica. Ecco, no, per cui insomma. Mi sfuggiva. È la cosa. Sono sotto traccia. Ma quelli non vengono fuori. Quelli cercherebbero qualcuno da mandare avanti, ma finché trovano uno così, preferiscono trattare sotto banco con la sinistra, come hanno sempre fatto. Bene, grazie a voi.